L'omicidio del giovane musicista a Napoli ha sconvolto l'opinione pubblica. Quali passi sta facendo la regione Campania per cercare di dare più sicurezza ai cittadini? Il presidente in prima persona si è già molto speso sul tema della scuola, Scuola Viva, che è uno dei pilastri dell'attività di contrasto alla criminalità giovanile. La Fondazione Polis, istituzione regionale, come può agire? Con i punti lettura, con l'assunzione di un numero adeguato di psicologi e una serie di altri interventi anche sul terreno del lavoro e degli sportelli per il lavoro. Naturalmente il problema è complesso, su questo si sta lavorando in sinergia con il Comune, la città metropolitana e lo Stato. Il sindaco di Napoli Manfredi chiede più agenti per le strade. Questa è una richiesta, diciamo, quasi diritto che si fa. Capisco benissimo, per esserci stato tanti anni al Ministero dell'Interno, che non è che ci sono risorse infinite. Ecco, una maggiore alleanza tra le istituzioni ci può aiutare. Prevenzione o repressione? Repressione è una brutta parola, una parola che non mi piace. Tuttavia è necessario intervenire per fermare, come diceva l'ex procuratore Riello in un articolo recente su un quotidiano di Napoli, comunque abbassare la temperatura di questa febbre giovanile. Questo assieme a una serie di interventi finalizzati soprattutto ad aiutare questi ragazzi a costruire una strada corretta per il loro futuro.